Bentornati su un nuovo episodio di Tomb Raider Definitive Edition. Siamo alla terza puntata, già siamo alla terza puntata. Comincio ad avere nostalgia dell'inizio del gioco. Ciao a tutti da Dave e Marshall. Ciao ragazzi, continuiamo con la nostra avventura. Ci siamo lasciati all'accampamento successivo. Abbiamo visto Rot senza una gamba, praticamente siamo andati avanti. Adesso proseguiamo. Vediamo dove ci porta il vento. Via col vento. Ecco, dove ci porta il vento e la piccozza. E la piccozza, anche, certo. Terza puntata, ragazzi. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, seguirci sui vari canali social, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter no perché non ce l'abbiamo. Eccoci qua, noi siamo poveri. Beh, in realtà non ho neanche Facebook, vabbè, però il tuo giustamente. Vabbè, seguite, mettiamo tutti i link. Sono anti-social. Tutti i link in descrizione. Vediamo qua cosa c'è. Un diario. Ok, era grande. C'è un diario. Ah no, è una moneta. Bella. Moneta cinese di bronzo. Bella. Sembra la ruota di un di qualche. Sembra una ruota. Comunque andiamo avanti. Allora, potenziamenti non dobbiamo farli. Potenziamenti non dobbiamo farli. Dobbiamo proseguire. Siamo arrivati qua. Ci sono delle voci. Ovviamente ragazzi siamo in modalità contro il tempo, cioè cerchiamo di finire il gioco il prima possibile. Poi per tutte le cose speciali magari faremo video più avanti. Ora noi cerchiamo di in pochi video di arrivare alla fine del gioco. Allora c'è uno vicino a quella torcia, l'abbiamo già seccato. Allora secchiamo quello. Questo qui. Però non mi sembrano così intelligenti di intelligenza artificiale. Li vedo molto. Secchiamo l'altro. Pensavo che con questa difficoltà si accorgessero della nostra presenza. E invece non se ne sono accorti. Sono molto per le loro. Vabbè, vediamo. Niente, non si accorti. Non si sono accorti. Si vede che sei troppo bravo, oppure. Ok, non si sono accorti di niente. Questo è il bello di giocare stealth. Vabbè, certo. Se riuscite a giocare stealth, non tutti riescono. Ok, là ce n'era uno, è stato il primo. Se no ragazzi, buttatevi nella mischia. Io a volte da ignorante l'ho fatto, ti butti nella mischia con la pistola. Però qua siccome abbiamo difficoltà al massimo, non vorrei che ci accoppano subito. Quindi io preferisco giocare stealth. Poi voi fate come volete, giustamente. Questo stava andando in bagno. Probabilmente. Quindi ho rovinato la cosa. Che cosa c'è? Ah, pomodori. Grazie. Questi sono fondamentali, pomodori è la parte principale del gioco. Se non prendete i pomodori, vedi, addirittura si blocca il gioco. Unici pomodori si blocca il gioco. No, non si è bloccato. Qui non c'è niente, proseguiamo. Frecce ce l'abbiamo tutte al massimo. Attenzione, c'è uno che sta saldando. Se è l'unico lo ammazzo in modalità stealth. Sta saldando Ale. È sempre brutto interrompere una persona durante il suo lavoro, non lo fate. Non lo fate. Caso, posso prendergli la. Su un'isola. Che è un po'. Ok, pensavo fosse. Ma piove sempre questa benedetta isola. Alla faccia di non può piovere per sempre, l'abbiamo detto l'altra volta. A prenderli non piace, al corvo non piace questo gioco perché piove sempre. Un giorno di sole non ce l'hanno dato. Ecco, questo è quello che abbiamo accoppato prima. Oh, attenzione! Porca miseria, non l'avevo visto. Bello del giocare stealth, non ci vedono. Non si è accorto di niente. Ora sì, non è troppo tardi. No, mai. Depreda. Ah, deprediamo. I materiali sono fondamentali. Ok. Adesso l'abbiamo seccato, ce n'era un altro che era salito. Eccolo lì. Non ci ha visto. Ti è caduta una cosa, amico mio. Attenzione. Ho sentito che ha detto ma che? E poi è morto. Proseguiamo. Questo bunker. Seconda guerra mondiale. Giapponese. Ponte giapponese della seconda guerra mondiale. Bello. Dove ci porta? Per l'acqua. Base montana. Prova il terminale di comunicazione, che lui non l'ha trovato sicuramente, non l'ha trovato. Salve. Ah, non gli passa attraverso la. Neanche lui l'ha trovato. Il terminale di comunicazione non l'hanno trovato. Cosa c'è qui? Un diario. Nel bene o nel male, ora sono un seguace di padre Mattias. Se dall'isola non si può scappare, tanto vale trovarsi la migliore sistemazione possibile. Lui mi considera il suo primo solare.
Può sembrare pazzo, ma è astuto e pericoloso. Sa molte cose sull'isola. Credo sia la nostra unica speranza di andarcene da qui. Mattias, pensa al nostro benessere. Abbiamo armi e cibo. Tutto ciò che le tempeste portano a riva diventa nostro e noi decidiamo la sorte dei nuovi naufraghi. Gli oppositori vengono uccisi. Siamo prigionieri e al tempo stesso carcerieri. Insomma, non è una bella situazione. Allora, per chi non lo sapesse, Mattias, se non vi ricordate chi è Sting, quello del primo episodio. Sting, un pochino ci assomiglia, vero? Un pochino ci assomiglia. Attenzione, qua c'è un po' di gas. Dobbiamo disattivare questa fuoriuscita, chiudere il gas. Non lasciate il gas aperto dentro casa, perché è una brutta cosa, mi raccomando. Chiudete sempre il gas quando uscite, ricordatevelo, perché è importante. Non fate come... Allora, si sente del rumore. Ah, quella cosa esplode? Esplode. Forse non è stata una buona idea. Beh sì, però in questo modo ti sei rivelato, però gli ho fatto fuori in un colpo solo. Esci la testolina? No! È andato in pausa in quel momento! No! Accidenti. Che facciamo? Esci la testolina, anche la seconda è quella buona. No! Oh, che cos'è? Dai! Che cavolo! Ok, non ci viene. Basta. No, volevo vedere la freccia dove si è infilata. Vediamo se lo fa vedere. No, non lo fa vedere. Ragazzi, il realismo comunque c'è, dai. Sì. Non era molto felice di morire. Il realismo c'è dopo il 2013. Dopo il 2013 non c'è molto realismo. Cosa c'è qui? C'è una cassa. Ok. Questo si apre? Sì. Questo. Poi ogni livello è diverso dall'altro, non sono mai. Cioè, complimenti. Continuiamo a fare i complimenti alla Square Enix per i livelli che sono uno più diverso dall'altro. Se dovete andare in bagno possiamo andare, Lara. Puoi andare, però non è mai igienico. Vediamo? No. Ehi! Insomma, il cacatoio è mio, adesso esce uno che te lo dice. Per chi non l'ha visto, guardate Tango e Cash con Sylvester Stallone. Gran film. Kurt Russell, grande film. Guardatelo se non l'avete visto, perché è un grande film. Ah! Cos'è? Ah, dobbiamo dargli fuoco. Sì, gli puoi dare fuoco. Ma non ho il fuoco. Vabbè, non fa niente. Proseguiamo. Oh, aiuto! Chi è questo? Occhio. È un tizio non tanto buono. Non è... Aia, è molto male. Sì, aveva un macete in mano. No, due ne avevano, uno. Pure. Sì, è arrivato da qui, quindi presumo che da sopra è arrivato. Ah, da qua. Allora noi passiamo. Sembra una trappola però qua, non so. No, credo sia un passaggio, no, obbligatorio. Passaggio obbligatorio. Allora. Cioè. Ah, ci sono delle lanterne, è un rebus. È un rebus, ragazzi. Quel vetro sembra fragile. Quel vetro sembra fragile. Che dobbiamo lanciarci queste per caso? Vediamo un po'. No. Perché non l'hai lanciato con abbastanza forza. Aspetta, andiamo a vedere qua cosa c'è. Scusate, vado in pausa di nuovo. No, forse quel vetro sembra fragile, dice non devi farlo adesso. Allora, le porte sono chiuse, non si può aprire. Però, cosa c'è? Ah, il gas di nuovo con quella cosa di prima. Bisogna aprire il gas. Certo, o chiudere il gas. Ah, no, cosa succede? Chi è quello? Non puoi scappare, straniero! Chi è questo? Oh, sta scassando tutto. Dobbiamo uscire da qua, perché c'è il gas. No! Tondo, quando ti va in cosa basta che fai tondo. No, dobbiamo uscire da qui. Allora, se eravate bravi in scienze, vi ricordate che il gas col fuoco crea una bella esplosione, quindi presumo che dobbiamo lanciare quella cosa lì dentro, non contro il vetro. Vediamo se mi mettono 10 in scienze, vediamo se almeno. Non ho messo 10 in scienze. Abbiamo creato una bella combustione, un'esplosione. Quello è sparito, sarà morto carbonizzato, non lo vedo più. Dove è finito? Vaporizzato, non c'è manco più il cadavere. Proseguiamo. Chi è questo? Ah, eccolo qua, quello di prima. Un mitra. Possedili, come si suol dire. Non voglio soffrire. Non vuole soffrire?
E che devo fare? Ti prego, uccidimi! Vabbè. Forse non era necessario con la pistola, però la freccia era peggio, vabbè. Vabbè, oh, un proiettile, una freccia. Magari con la freccia non moriva al primo colpo, che ne so. Cosa c'è qui? La spedizione è giunta alla meta perdendo due navi container a causa delle violente tempeste. Abbiamo stabilito un centro di comunicazione tra le vette montuose e avviato la costruzione di una base costiera. I sopralluoghi preliminari indicano diversi possibili punti di scavo. L'isola è molto più vasta di quanto preventivato e sembra avere una storia secolare. Identificare la causa scatenante delle tempeste sarà un compito lungo e laborioso, ma il successo di questa missione ci porterà sicuramente alla vittoria finale sul nemico. Beh, se lo pensi tu, speriamo che sia così. Lo dici tu? Ok, andiamo. Proseguiamo. Sicuramente. Proseguiamo. Qua non c'è qualcuno, qua ci dorme. Qua stendono panni. Stendono panni. Ma dov'è il sole? Come si asciugano? Stendono panni. Qua c'era un GPS, stendono panni. Vabbè, proseguiamo. Non ce ne frega niente se vivono come dei barboni. Ok! Mi sa che ti hanno visto. Oh, cavolo. Oh, cavolo. C'è uno che spara robe di fuoco, per 5 case. Quello lì è il più pericoloso. Che in serio? Quello lì va fatto fuori subito. Qua non mi può prendere. No, non lo so. No, ma sempre quando spara va in pausa. Porca miseria. Sta per esplodere tutto qua. Ah, ce la diamo a gambe? No, li metto di qua, che sono più comodo. E poi li ammazzo. Venite, venite, venite. Li tenta fare tutto comodo. Attenzione! Oh, ovviamente è meglio spostarli che non ti beccano se schiva le volte. Beh, qua penso che ci arrivi chiunque. Questo scende. Questo scende. Vabbè. Sono diversamente, come diceva quello della recensione. Oh, ancora qua ci sono. Sparano tra loro. Ah, quelli sono andati. Quello è andato. È andato subito. Oh, via. Oh, ma quanti sono? Porca miseria. Questo è andato pure. C'è un altro. È andato. Poi. No, sa che era l'ultimo. La musica è finita. Ora, se non vi seccate, qua dovete depredare tutti i cadaveri. Via, deprediamo. Cassa, deprediamo. E ce n'era un altro. Deprediamo. Anche lui. Pure depremiamo. Se premete L1 vi fa vedere tutte, si illumina il percorso, diciamo. Ah, potevo sparare a questi. Vediamo cosa c'è di qua. Embrace the Flames, il nuovo gruppo musicale metal. Ah, se non c'è il copyright me lo metterei io questo nome. Penso che ci sia, ci sono gli In Flames, grande gruppo metal anni 80. Ancora. Per gli appassionati di metal ascoltatevi, grande gruppo. Questo è morto subito. Una freccia è un colpo di pistola, è un proiettile. Proseguiamo. Questo è un livello pieno di nemici, ragazzi, state attenti perché è pieno di nemici. Ah, abbiamo trovato il centro di comunicazione, molto probabilmente. Vediamo se comunica adesso. Non puliscono da un po'. Ecco, ha fatto danno. Dai, premi le meningi. Alex, mi senti? Il terminale è andato. Che sta facendo? Lo chiediamo tutti, stiamo, sarà espirando. Dovrai accedere manualmente al pannello di manutenzione. Ok, si può fare. Sì, beh. Prima bisognerà trovarla. Una volta lì installavano molto in alto. Praticamente in cima. O sta morendo, sta avendo un rapporto con una dell'equipaggio. Molto probabile. Un'altra scalata. Questi programmatori sono dei birichini, eh. Li hanno criticati anche in varie recensioni. Troppi versi. Abbiamo osato disturbare Alex mentre stava facendo. Stava innestando qualche terminale di comunicazione con qualcuno.
6 settembre 1982. Sono solo. Tutti gli altri sono morti. Meglio così. Come meglio così? Io guardate. Che è successo? Ha saltato da solo, vabbè dai. È rimasto solo, lasciamolo da solo. Allora, dobbiamo uscire di qua. Abbiamo le frecce, da qui? Sì, ci sono le frecce. Bella questa quadratura. Oh, che è? No! Si è bruciata, non toccare i dubbi. Non toccare i dubbi perché sono roventi. Bella questa inquadratura. Si può zoomare? No. Andiamo. Non so se ne andare di là però. No, per forza, vedi? Sì. Non toccare i dubbi, eh. Non li toccare per nessun motivo. Pregevoli queste inquadrature, sì, veramente. Molto fatte bene. Qua come fanno a toccare? Attenzione, ecco, vedi? C'è il vapore. Attenzione. Piano piano. Non c'è fretta. Usciamo. Due. La terza è quella buona. Dove siamo? Dobbiamo salire su quell'antenna, come ci ha detto Alex, il birichino. Bella antenna. Bella antenna. Siamo esperti di antenna. E sali là sopra. Bene, che la fantracca cambia. Questo livello mi piace particolarmente. Un accampamento. Vediamo se riusciamo a potenziare. Sì, ho voglia. Due punti abilità, ragazzi. Non uno, due. Ah, si è sbloccato il combattimento. Vuoi dire di metterne uno qua, tu che dici? Certo. Tolleranza al dolore. Questo è buono, utilissimo. Ora d'ora in poi potremo toccare i tubi, credo. Non lo so. Allora, questo lo mettiamo. Non può lo subire sappiamo. Più danni prima di morire. Poi ne abbiamo un altro. Buono. Dove lo spendiamo questo che ci manca? Ah, facciamo un giro, torniamo a sopravvivere. Sopravvivenza. Torniamo a sopravvivere. Allora, andiamo in ordine. Vabbè, adattamento. Ottiene ricompense aggiuntive quando depredi i cadaveri degli questo animali è utile distorti pure. Di cibo. Questo è buono, visto che comunque non ci sono mercatini, okay. Supermercati. La nostra, il nostro sostentamento purtroppo è depredare. Non c'è il McDonald's in questo dobbiamo, gioco. Dobbiamo campare così. Qua cosa abbiamo? Arco l'abbiamo già fatto. Abbiamo la pistola, la pottola potremmo fare. Sì, non abbiamo zero, niente. Zero della pottola. Possiamo mettere caricatore avanzato. Oppure carrello forato. L'unica, per forza quella lì. Ok, mettiamo questo. La pottola l'abbiamo potenziata. La bottola potenziata, andiamo avanti, proseguiamo. Non mi sembra molto stabile questo punto, no. Se vuoi la mia idea. C'è un corpo che non porta bene. Vediamo, i corpi portano male, speriamo che non ci sia qualcuno. Ecco, infatti. Immaginavo. Allora, dobbiamo liberarci da questo. Ok, ecco. Buon viaggio! Manda una cartolina quando arrivi. Ci siamo liberati. Chinati per schivare i colpi nemici. Che c'è qualcuno. Oh, sono troppi. Occhio, schivate sempre i colpi, ragazzi, è importante. Aia, mi hanno chiuso. Barbossa, stai zitto. Aia, non riesco a uscire di qua. Tondo, tondo, schiva. Ok. Aia! Triangolo su schermo. Quando appare il vecchio puoi attaccare. Da quello che ho capito. Mamma mia, ragazzi. Qua abbiamo rischiato di brutto. Mi hanno chiuso nell'angolo lì. Questo barbossa che aveva. C'è una cosa che lampeggia. Era un tesoro che ci fosse. Mi hanno chiuso qua nell'angolo. Volevano fare qualcosa di strano. Vabbè, ce la siamo cavata, dai. Ce la siamo cavata abbastanza bene. Prendiamo. Ok. Una cassa. Ancora. Oh, cazzo, non c'è gaia. Sono in troppo. Spara di mentre scende? Non ho fatto il tempo. Troppo mi tirano le cose, quindi. Quella può sparare. Arrivano, ne arrivano ancora, attenzione. È quello che mi rompe le scatole, l'ho messo là sopra. Aia, oh! È già qua. No, non era lui, è un altro che. Sono già impegnato, mi devo sposare fra poco. Con chi? Non lo so. Si sa, però non con Whitman. Non con Whitman perché. Neanche con Esk, che è già impegnato con neanche con Rotto che è impegnato con Reyes, con Jonah. Vabbè, Rotto, per questo non da presto come la. No, ma stavano andando nello stanzino.
No, dicevo di Lara, vorrei essere un po'. Prova con tutte. Oh, che cos'è? Ci stanno bombardando. Però adesso vi faccio un regalino. Ah, bene. Faccio un regalino. La musichetta. Questo che vuole? Quello di far posto di prima. Tornatene sulla nave, come si chiamava? La perla nera. La perla nera. Allora, ma quanti ce n'è? È da un po' che non sento Junior. Infatti, mi sto preoccupando. Esci la testa. Ti ha ascoltato, ma che è? Penserà che abbiamo un hacker, abbiamo... Sono un po' furbi questi qua, no? Certo. Non male. Aia. Ok, ricarica ed è fatto. Oh. Vale. Quanti sono? Mamma mia. Non so se ho depredato tutti i cadaveri di quelli di prima. Abbiamo anche un livello interessante. Sì. Allora, qua li abbiamo depredati. Ok, possiamo proseguire. Mamma mia, qua sono tanti veramente, ragazzi. Sono tanti. Proseguiamo. Eccolo, c'è qualcun altro. Perché sento la musica, infatti. Ora. Aia. Chiariamoci un attimo. Salve. Ma quanto è pure salire? Ho tre frecce. Nice one. Esci la testa, bravo. Vale. Ok, stiamo proseguendo bene, dobbiamo prendere... Oh, attenzione, chi è questo? Bravo, è arrivato come uno scemo, è morto come un cretino. Perché? Spingi. Ah, con triangolo spingi. Chi è? Avanti. Chi è questo? Attenzione, ce n'è uno dei tre che... Piedi, lei è mia! È Junior! Era lui! Junior, con la corazza! Junior con la corazza! Lei è mia! Ma non è ora potentissima! Poi prendo un po' il pomodoro, bisogna che arrivo a dove... Ma il problema sono gli altri due, dove sono? Allora, questo basta fare la turbata di, presumo, di schivare il colpo e poi fare... Scusa, ho la mitraglia di gioco, che mi devo mettere? Aiuto! Penso che con triangolo li puoi dare una coltellata. Vediamo se riusciamo. Intanto. Insomma, colpo di pietra. No, lo spinge. No, non gli dà la colpa. Bella questa. Aia. Però... è inutile quando mette poi lo scudo, è inutile, non gli fai danno. Vai, non ci fare perdere tempo. Ah, che cavolo, abbiamo da fare. Uno su due arte componenti, così possiamo mette potenziare ancora. Fateci lavorare, ragazzi, ci state tartassando veramente. Oh, mamma mia. C'è un topo. Un topino, insomma, un gatto più di un topo, una cosa enorme. Un surici. I surici. Andiamo avanti. Una TV. No, TV. Di vecchia generazione, sicuramente non c'è digitale terrestre. Non c'è fuego, peccato. Volevo vedere fuego, non c'è fuego. Non so se c'è qualcun altro. Ho visto una cassa laggiù. Questo non ho di fuoco. Proseguiamo. Buongiorno. Ah, qua c'è il fuoco. Così ci prendiamo le munizioni, i materiali che ci servono.
Ecco qua. Ora li fa cadere sotto, scommetti. Io devo scendere. Finito. Non avevo dubbi. Ok. Siamo arrivati qui. Dobbiamo salire. Sempre più in alto. Sempre più su. Verso l'infinito e oltre. C'è un altro accampamento. Ok, vediamo se riusciamo a potenziare qualcos'altro. Sicuramente, dai. Sicuramente 344. Sì. Direi di fare questo, che ancora non abbiamo fatto niente. Il fucile automatico. Anche perché ci ha aiutato molto a battere il tizio con, allora, lo scudo, sai? Sì. Caricatore max. Aumenta la capienza massima di 15 colpi. Guarda. Quindi 15 più di prima? Sì. Ok. Prendiamo. Abbiamo 219, forse ci fa prendere qualcos'altro. No, qua niente. Forse l'arco. Forse l'arco. Che costano di meno le cose. Dobbiamo aspettare, niente, non costa di meno. Oggi non ci sono i saldi. Aspetta da qua. Non ci sono i saldi oggi. No Black Friday. No, niente Black Friday. Ma nel gioco è Black Friday d'inverno, qua fa freddo. Dobbiamo andare di qua? Ok. Probabilmente, sì. Ah sì, l'antenna, certo. Dobbiamo salire sull'antenna. Dobbiamo fare gli antennisti così. È una scala. Non so quanti antennisti sarebbero disposti ad andare lì. Lei sì, però. Si comincia. Si comincia. Ci pensi si rompe la scala? No, di no. Sarebbe forte. Bella sta inquadratura. Sì, tutto. Bella sta inquadratura. Ma è un film. Ci pensi si rompe... Ecco, fa. Si è rotta la scala, hai visto? Che simpatica coincidenza. Proseguiamo, dai. Vai, dopo aprile arriva maggio, forza e coraggio. Come sente mia mamma, dopo aprile arriva maggio. Dopo maggio? Arriva giugno. la vita continua. Bisogna salire ancora i corvi di... Ci prendono lì alla fine di questo. Ancora dei corvi di prendono lì. Allora. Uno addirittura... Non fate del male ai corvi, che non sono male come animali. Certo, se trovano una carcassa se la mangiano, però dai. Vabbè, ma non umana. Umana. Mangiano tutto, anche gli... Mamma mia, ha paura, giusto? Ha paura. Come torna? Siamo a 200 metri sul livello del mare, anche di più. 500 metri sul livello del mare. Si sale ancora, eh? Potevano mettere l'ascensore. Li facciamo prima con l'ascensore. Attenzione. Bello se qua, si può zoomare? No. Forse sì. Beh, è già abbastanza... Ok, salta. Dai. È un po' arrugginito, ma non arrivano lì a togliere la ruggine sto cavolo di cosa. Oh, attenzione. Te l'ho detto, è tutto arrugginito. Ecco. È difficile mantenere il lavoro qua. Ne le stiamo mangiando sta poverina. Il problema è scendere poi, non salire. Spero che ci sia come nel Signore degli Anelli un'aquila che ci riporta giù, perché guardate, non ho idea di come tornare. Ragazzi, siamo sul K2, dove siamo? Sull'Everest siamo, dove siamo? Ambient. Nice. Bello. Siamo sul Monte Everest. Alex, Lara, sono al pannello. Ok, interfacciati con l'antenna. Ok. Bene, ora trova il canale di emergenza e sintonizzalo sulla tua radio prima di trasmettere l'SOS. Ehi, qui stiamo tenendo incrociato l'impossibile. Anche le dita dei piedi. Allora, L, sintonizza... lo dobbiamo fare noi, bello, dobbiamo fare noi. Ora beccare tutte le radio. Cambia manovra. Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio... Radio Marco, no, non l'hai fatta, Radio Marco no. Mayday, parla Lara Croft dell'Endurance. Siamo naufragati. Questa, ragazzi, è la missione più bella. Cioè, il fatto di delle antenne è la cosa più bella. Uno deve prendersi gioco solo per questo. Sì. Non rispondo. Mayday, parla Lara Croft dell'Endurance. VN177A, vi stiamo cercando da quando la vostra nave ha inviato l'SOS. Ormai non ci speravamo più. Nemmeno noi. Abbiamo nome l'isola, ma ci servirebbe un segnale visivo. Pure. Inventerà qualcosa. Facciamo l'acqua verso di voi, chiudo. Chi è? Chi è sto pazzo? Sei grande, Lara Croft! Anche lei è stesso riso, pensa un po'. Ah, chissà che stavate facendo. Bene. Buon segnale. Buon segnale.
Sei grande Lara Croft. Gli altri intanto fanno le sorcerie fra di loro. Beh, non sappiamo. Non mandiamo in là l'immaginazione. Allora, ha detto sono che gli serve... dispersi. Gli serve un segnale visivo, quindi... Ascendi di qua ora. Ok, basta saltare. Saltiamo, perché abbiamo paura? Basta saltare. Guardate che bello. C'è la corda, bellissimo. Come scendere 4000 metri. Provatelo, fatelo 10 volte al giorno e vi assicuro che digerite in un minuto tutto quello che avete mangiato. Infatti. Allora, dobbiamo ritrovare degli amici dopo aver fatto il segnale. Dobbiamo creare un segnale visivo. Mi serve un segnale visivo. Vediamo se c'è qualcosa di utile qua, magari un acciarino. Vabbè, qua qualcosa c'è. Bravo. Ah, proprio un acciarino, perfetto. Magari un acciarino, proprio un acciarino. Giusto? Ecco. Acciarino. Magari un acciarino. L'hai detto. L'ho detto. E ce l'ha fatta. Dovrebbe funzionare. Acciarino. Tieni un quadrato per segnare la fiaccola. C'è un segnale. Forse dobbiamo dare fuoco a tutto. Sì. No, prima dobbiamo aprire questa specie di cosa. Serve a fa uscire questa specie di liquame strano che alla fine della missione avrai bicipiti di The Rock, Lara, furia di aprire sti Non sappiamo quanto sono resistenti, però. Questa è benzina, io mi do fuoco. No, no, aspetta, allontanati perché questa qua è benzina, c'è un'esplosione adesso. Io mi do fuoco. Stiamo 400 esperienze. Se non hanno visto questo segnale visivo non so che altro fare. Eccolo! Ah! Siamo salvi! Eccoci, siamo qui! Oh no. Succede? Turbulenze. No, peggio, un fulmine. Un fulmine a ma che c'è veramente container? Dai ragazzi! Tutto sto casino per niente, l'aereo sta cadendo. Oh, ci cade addosso a noi! Ma non dobbiamo essere soccorsi così però, no. No ragazzi, oh mamma, oh, dobbiamo schivare tutti gli stili. Oh, attenzione alla ruota. Oh, la ruota. Oddio, mamma mia ragazzi, che gioco. Dobbiamo schivare tutta questa roba ora quando arrivi qua. No. Attenzione. Oddio. E adesso? Arriva di là. Di là. Ok, siamo salvi. Mamma mia. Che scena. Non credo sia finita così facilmente però. Ecco. Lei ha 7 vite come i gatti però, ragazzi. Io penso che Catwoman sarebbe già morta, cioè. Ragazzi. Cioè per dire, no? Chi è? È il pilota! Non so come facciamo a mettere con lei. Chi è col pilota? Raggiungiamo. Torna al villaggio montano. Dobbiamo raggiungere il pilota. Oh! Che fai? Non salti. Oh. La rampa. Non mi faceva salire. Ok. Mamma mia, che succede? Mi piace questo rumore. Qua è stata dura, è tutto di salti. Oh mamma! Oh mamma! Che gigantismo! Non fatelo a casa! No! Volevo saltare! Non so, più interattivo di così non diverso! Il movimento mentre. Dai dai piccoli! No, ce l'abbiamo fatta! Stiamo cadendo adesso! Si siano fermate queste palafitte qua che hanno costruito una palafitta su su. No! Barbossa ha ucciso il pilota. Sempre lui. No! Oh! Porca miseria. Mi pare che puoi sparare la dinamite quando te la tira, no? Sì, però hai capito il Barbossa. Adesso morirai. Sì, fammelo. Vieni. Vediamo se riesco a fargli fare vieni qua. No. Vieni. Che fai, non vieni? Okay, ne hai all'infinito? Adesso vediamo se mi riesco. Ora. No. Niente.
Non è facile. Prova un'altra, prova. Ma la puoi mirare? No. Quante ne ha? Ragazzi, non finiscono. Si è comprato, è andato a comprarsi. No, è sopra di te, sopra di te. È proprietario di una fabbrica di fuochi d'artificio. Oh, no. Allora, mi sono fatto il video, dai. Ma non riesci più a prendere, anzi. Invece. Ok, abbiamo ucciso con un altro sistema. Ok, abbiamo raggiunto un altro accampamento. Punto abilità. Una tempesta si è abbiamo punto abilità. Mi ha abbattuto un aereo. Non può essere. Non è razionale, allora. Ma non ferma, l'abbiamo messo. Capienza supereroe. Possiamo trasportare più munizioni. Sì, andiamo in ordine. Andiamo in ordine. Tanto alla fine penso che li possiamo. Se raccogliamo abbastanza materiali li impariamo tutti. Ok. Allora, se avete notato, ragazzi, noi di solito facciamo tre accampamenti. La tempesta si è scatenata all'improvviso. Le nubi hanno circondato l'aereo. Lara, ascolta, ho visto lo schianto da qui, perciò devi essere vicino. Torna subito e indietro. Ok. Come indietro? Vabbè, indietro ma avanti, cioè indietro nel senso che raggiungi rotta. Indietro, avanti però, scusa. Sì. Che c'è? Perché guardi in basso? Oddio! Stanno accalappiati! Stanno accalappiati! Pure lei stiamo però. Devi liberarti. Attenzione che qua ti colpiscono a razzi. Attenzione! Non è ancora finita. Corda, nuova. Ah, bene, ci voleva. Scocca. Penso possiamo far cadere quella. Fai cadere. Ok. Arriva altra gente però. Sì. Penso che li puoi far cadere tutti, no? Questi no. Ancora che tirano le bombe. Non siamo a Capodanno. Basta. Basta! C'è più? Devo trovare una moto di salire. Ok. Allora. Qui c'è una cassa. Andiamo a prenderla. Hopla. Allora, dobbiamo salire su. Come facciamo a salire? Ah, qua si poteva far cadere, non ci ho pensato. Ah no, ma fa cadere soltanto... Sì, ci vuole una... No. Qua riusciamo ad arrivare? No. Siamo fatti il bacio. Forse questa tirandola, vediamo un po' che succede. Ci saltiamo sopra? Ecco, bravo. Ok, funziona questo sistema. Guarda, c'è qualcosa qui, è di utile. C'è un tizio. I cadaveri. Questa... Ah, questa si poteva far cadere. Vabbè, noi siccome siamo vandali, lo facciamo cadere. Ecco. Aia, oh! No, ma dovevi farla cadere, sennò non ti dava, sennò non ti dava la rampa. Ah, non mi dava la certo. Rampa. Poi mi cade la roba addosso. Ah, ecco. Qua un sacco di materiali. Frecce, il nostro frecce. Okay. Facciamo cadere anche questa. Finiamo l'atto di vandalismo. Ok. Non c'è due senza tre. Andiamo di qua. Però non incontrare nessuno. Oh, allora, siamo arrivati quello qui. Quello sembra un buon punto per la corda. Punti di corda. Usa le frecce a corda per i punti di ancoraggio. Ah, questo? E poi devi fare l'attacco al palo. Okay. Hai capito? No, ho visto un'altra cosa. Non puoi fare niente. E invece sì. Ah, puoi cambiare, vieni. Cambio punto di ancoraggio. Voglio andare lì. Più in alto meglio, no? Io sono... vado contro corrente. Anche perché c'era questa cassa. Certo, c'è anche qualcosa lì forse. Ma non c'è niente. No, lì non c'è. No. Qui non mi interessa niente, non c'è delle frecce. No, non c'è niente, delle frecce. Meglio. No, ce l'ho. Siamo in massima capienza. Massima capienza. Che è massima capienza, 30 frecce. Ricordatelo che mi può servire. Cosa c'è? Una porta da aprire. Una porta da aprire, permesso? Non c'è il campanello, io in qualche modo devo bussare. Lì non c'era niente su quelle palafitte dietro? Andiamo a vedere.
forse no. Qua ci sono delle pellicce. Sì, c'è sempre qualcosa, no? Delle frecce, ma ce le abbiamo, niente. Non c'è niente. Niente, allora, dobbiamo proseguire da qui. Dobbiamo andare qui. Andiamo. Sempre più in basso andiamo. Una volta saliamo, poi scendiamo, poi... Non stiamo mai dritti. Saliamo, poi scendiamo. Il gioco ci fa fare tutte le strade. Scivoliamo pure. Scivoliamo. Ok. Chi è? Ha cambiato il colore dei capelli. Meno male che si è spostato. C'è uno shampoo cattivo. È sempre che lo calizzo. Volevo anche qui. Si è scatenata una tempesta, da un momento all'altro. Non è stata colpa tua. Sono stata io a chiamarti, Rob. Troveremo una soluzione. Mayday, Mayday, parla il copilota Jessop. Il copilota. Pronto? Pronto? Mi senti? Mi sono ferito gravemente durante la schiaffa. C'è qualcuno? Capitano Jessop, mi ricevi? Ho un segnale, rispondete. Non riesce a sentirmi. Devo raggiungerlo. No. Il segnale è laggiù. Prima dobbiamo pensare agli altri. Ci riuniremo appena troveranno Sasha. Mi dispiace, te glielo devo. Non posso abbandonarlo. A volte bisogna fare dei sacrifici. Non puoi salvare tutti. So di cosa parla, ci sono già passata. No, quelli erano lutti. I sacrifici comportano scelte. I lutti bisogna solo accettarli. Non sceglierò di lasciarlo morire, però. Hai capito? Ma non ti mettere contro di lei perché è pericoloso. Allora, raggiungi il segnalatore. E l'ammazzerei, ti posso ammazzare? No, dai. Ti tiro una freccia vicino all'orecchio, dai, faccio fischiare vicino all'orecchio. Vediamo. Penso che Game Over, se lo uccidi Game Over, che è il capo della... Vedi, ne arriva vicino. Allora, siamo arrivati qua, ragazzi. Direi di fermarci qui per questo terzo video. Forse è durato un po' meno degli altri. Però dovremmo arrivare a un accampamento. Eccolo, ok. Andiamo. Non l'avevo visto, ok. A posto ho dato l'input per finire qui. Quindi, ragazzi, il prossimo episodio... Ci aspetta un gran livello, guarda che vista. Ci aspetta un gran livello, guardate che vista. Se non la vedete, mettetevi gli occhiali. Va bene, ci vediamo addosso, al prossimo video, ragazzi. Noi ci accantiamo qui con Roth, anche se lo uccideremo volentieri. Va bene, ragazzi, ci vediamo al quarto video. Questo era il terzo. Un saluto da David Marshall. Alla prossima, ciao ciao.